Come è stato riqualificato il percorso con gli interventi eseguiti grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea? Diciamo che 2 anni fa il percorso era lungo circa 700 metri ed era abbastanza corto, ma con i soldi di alcuni bandi regionali che il nostro paese ha vinto, sono riusciti a raddoppiare il percorso, quindi rendendo accessibile anche la visione della seconda cascata più grande, oltre quella dentro il canyon. E poi quest'anno nel 2022 hanno inaugurato l'11 luglio il museo multimediale a 3 piani, e queste sono state le 2 principali aggiunte all'orrido di Bellano rispetto al 2020. E invece, in seguito a questa appunto aggiunta, è cambiata la frequentazione turistica dell'orrido? Sì, rispetto al, per esempio al 2016, le entrate sono di gran lunga aumentate. Ad esempio facevamo entrate come 100.000 ingressi in 2 anni, adesso 156.000 ingressi sono stati registrati nel periodo dal gennaio ad agosto 2022. È aumentato il turismo nel comune di Bellano a seguito della ristrutturazione dell'orrido? Sì, è sempre stato un sito di interesse dopo la ristrutturazione, che è spettacolare, effettivamente abbiamo molta più visione.